Siamo pronti, mi stai bloccando anche oggi? Sì. Allora salve. Occhio che te entri dentro la turbina. Oggi. Oh, scusa, non è una sì. Aspetta, va, lo sì. Che spazio? Sì. Ti prima misura. Occhio che tocca, tieni qua e ma. L'Etna è ruttato. E praticamente dobbiamo restare 2 ore qua a Sentai. E mi, mezzo domani, pare essere il coglione anche se sono in mezzo. Quanto è passato? 40 minuti. E siamo ancora fermi nel parcheggio. Bisogna anche passare qua a mensa. Per quanto è che partiamo? 30 minuti, 5 per 6. Te gin tonic. No, sul serio. 2 ore di ritardo, eh. Ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati alla fiera. Posso fare una foto? Posso? Se ne facciamo certo, qua, sì. Siamo persi. Ma te! No, non vi seccate. Ragazzi, dopo la fa. Andiamo, di qua. Ragazzi, non vi seccate. Attenzione. No. Andiamo. Grazie. Ciao. Ma come ti sei ridotto a fare i vlog? Però, hai fatto la mia fine. Però è vero, ogni cosa che fa Danny, Giorgio la gli fa male. Ma è impressionante. Cazzo, non ci avevo mai riflettuto. Effettivamente, ogni visto sotto questo punto di vista, è proprio una merda. Ecco, Giorgio la gli fa male. Quando io ho iniziato a vloggare, tu lo sai che cosa facevi ancora? Niente, perché non hai mai fatto un cazzo nella tua vita di merda. Giorgio è meno sprizzato. Beh sì. Franco, siamo arrivati. Ora facciamo un cin con lei. Ah. Ti sono già presentato, ci ho già provato. Sul serio? Sì. Ti ha già importunato? Hai detto che se riesco a bere 4 spritz di seguito. Cosa succede? Ci siamo cambiati. Mettiamo tutti i gentleman allora. Mettiamoci vicini al pattern. Paolo, tu sai come si usa la videocamera? scherzavo. Siamo pronti per l'evento del secolo. E questo si chiama Etna Comics. Bravissimo! Yeah. E abbiamo uno spettacolo. Andiamo, che siamo in ritardo. Sì. Ma non solo. Abbiamo un ritardo. Eccolo qua. Milioni di persone che vogliono entrare per vedervi. Quindi noi adesso c'è non lo so. Nel senso lì dell'area YouTube non ormai. Ascoltami, in questo momento c'è. Neanche da dietro c'è così. Io non l'abbiamo un po' sottovalutato. Questo è il servizio stampa, regista, ok? Si faranno un'intervista sul progetto? Intervista sul progetto. Visto quanta gente per noi. Un sacco. Ti era mai capitato? No. Si riesce a spiare, vedere cosa c'è di là. Non può bere. Il barone di Marantuccio! Perfetto. Lo sappiamo che è bravo. Sono deluso. Per il barone di Marenduzzo. Dov'è? Chi è? Qua. Io volevo sapere se alla fine lei ha visto Stranger Things. E siamo qui a premiarci dopo il duro lavoro della giornata che abbiamo intrattenuto, penso, centinaia di migliaia di persone. Ci stiamo premiando al ristorantino. Ma che delizia, con il mocio. Guardate che robetta. Resutin? Mi ero presentato a ste ragazza, no? Che praticamente ero in discoteca e mi ero presentato come uno che seguiva la politica e parlavo solo italiano. Al tempo non sapevo parlare italiano, parlavo solo dialetto. Mi sono stravenduto con questa. Sono riuscito ad andare a casa sua ben 5 volte. Se aveva proprio la vagina così e la passera così. Sì, la vagina era italiana. Si può dire. E corretto, praticamente corretto, le labbra sopra. Ma fammi vedere. Allora, tipo così. E le labbra queste, ok, bene. Belle importanti, ma qui sopra c'era tipo una labbra, un labbro diverso, era un terzo labbro che veniva così e ma sembrava un filo. Sembrava un clitoride lungo così e io lo. Come quando tiri su lo spaghetto. Fantastico! L'ho tagliato! Mi piaceva da morire, mi piaceva da morire. Mi sembra il locale giusto per noi.
Mi sembra il giusto posto dove trovare della fica fresca. Fica polacca, mi piace. Aspetta che il merluzzo mi ha trovato una fica polacca. È un uomo di merda questo. Fica. Scusate ragazzi, parlate in italiano? Sì, sì. Ah, che bello loro. Lei no. Lei no, lei è polacca. Già gli insegnate a usare in italiano. Non parla in italiano. Infatti ti insegniamo ora. Ma se non parla, non gli puoi dire ti insegniamo. We are teaching something. Ma chi cani? Anche i cani. Anche i cani. Yeah. His Thomas hungry. Nice to meet you. I'm almost hungry. Oh yeah! Danny, Thomas chiede cosa puoi insegnarle in italiano che non dia fastidio al tuo pubblico. Ok, you can try. Ah! Ha già fatto tutto lei, a posto! Sta già l'italiano! Signorina! Your Italian is perfect! Sono stata io, giuro, non sono stata io a insegnarle questo! Giuro, non sono stata io! Ma cosa gli insegnate? Sto facendo un mojito calzarola. Mi trasferisco a Catania e faccio il barman. Oh, non fare la merda, Thomas. 2, 3, 4. Menta. Menta. Andiamo a schiacciare. Si di profumo. Non ho pestato la menta. No, no, vai, a sentimento. Che sentimento? Basta! No, che cosa? Ma è così che si fa, Maurizio! Cioè, lui è... il barman ha sempre ragione, cazzo! Ha ragione! Dani, aiuto, non devo fare io sta cosa! Ancora per il dai, ma guarda pure! Procura una punta di vista! Eh sì! Ma niente, risponda! Posso? Barone, mi dia! La questo è santo cocktail di Maronna! Madonna! Non hai shakerato un cazzo, mi è arrivato tutto lo zucchero. Ma che cosa deve shakerare il mojito? No, mi sono arrivate delle palle di zucchero così! Signore, abbiamo qui tre barman che hanno dato la loro decisione. Signore, potrei avere una volta? Pesantissimo! Se poi te ne vendi? Cioè, ragazzi, Thomas ha perso il telefono nel taxi, ma gli è caduto lì sotto il sedile ed è un'ora che lo sto cercando. Ma oh no, vieni qua, guarda dove è caduto. Cioè, ti stava guardando. Ed è caduto, l'ho sentito cadere. Guarda. Gli hai distrutto la macchina, poverino. L'hai trovato? Sì, ma guardi dov'era. Era praticamente lì nella tasca. Cosa? La facciamo qui la colazione e poi andiamo fuori? Facciamo così, dai. Cosa hai fatto? Sono sudato come un porco. Stiamo spendendo il nostro tempo per cercare di capire se fare colazione qui in hotel e quindi svegliarci presto. Cazzo, ho detto la bici. O se trovarci, o se dormire di più e farla fuori. Allora, cosa facciamo, Tommy? Te cosa dici? Qui o... Se cade la carta, muoio. Sono vivo. Grazie per essere stato in questo video. Ci vediamo in un nuovo video. A ben. Pazzesco!